Nel giorno in cui il presidente Zelensky si appresta a presentare il proprio piano per vincere la guerra contro la Russia al Parlamento ucraino, Mosca lancia una pioggia di fuoco contro l'intero paese. In tutto 2 missili guidati e 136 droni kamikaze, 51 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev e altri 60 sono stati intercettati. L'aeronautica ha precisato che i russi hanno attaccato la regione di Donetsk nell'est dell'Ucraina con un missile guidato antiaereo lanciato dal territorio occupato della stessa regione e la regione di Cherniv a nord con un missile guidato lanciato dallo spazio aereo della regione russa di Kursk. Intanto, intensi scontri sono in corso nel Donetsk, nell'Ucraina orientale, dove i militari di Mosca stanno cerchiando il villaggio di Kurakivka. 40 gli attacchi in un solo giorno, mentre blogger ucraini segnalano la conquista da parte dei russi del villaggio di Ostrivsk a sud di Kurakivka. Un peggioramento generale della situazione militare che ha costretto le autorità ad evacuare migliaia di civili rimasti nella città di Kupiansk, importante snodo ferroviario nella regione orientale di Kharkiv, ai quali ora è impossibile garantire riscaldamento, fornitura di elettricità e aiuti umanitari. E se oggi il Parlamento ucraino ascolterà il piano di vittoria del presidente Zelensky, domani sarà il turno del Consiglio europeo, al quale Zelensky è stato invitato dal presidente Michel. Intanto volge al termine la missione di pace in Russia dell'inviato del Papa, cardinale Matteo Zuppi, che ieri ha incontrato il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca.